Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Kate Middleton sta dimostrando di essere pienamente a suo agio nella nuova veste di principessa del Galles, titolo che è appartenuto a Lady Diana. Kate ha saputo rapire il cuore degli inglesi grazie alla sua innata attitudine regale e al suo inconfondibile savoir-faire. Uno dei motivi per cui Kate è apprezzata dai suoi sudditi è sicuramente la sua attitudine all'umiltà e al mostrarsi con il suo animo da commoner. La principessa ha sempre dimostrato di cimentarsi nelle attività più svariate. Dal giardinaggio alla pasticceria, la futura regina consorte ha da sempre mostrato di essere una donna versatile e pronta a sporcarsi le mani. Ed oggi che riveste il titolo di principessa del Galles non ne sbaglia una. La sua ultima visita a Belfast ne è la dimostrazione. Kate sfida William a colpi di shaker. Kate Middleton è stata insieme al marito William in visita a Belfast, per ossequiare ai numerosi impegni istituzionali dopo la morte della regina Elisabetta. Anche in questa occasione che ha dimostrato di essere una principessa versatile e pronta a mettersi in gioco. Nel corso della sua visita la coppia reale è stata invitata in un locale del Trade Market, nuovo mercato di street food e vendita al dettaglio all'aperto nel cuore della capitale nordirlandese da Commoner. Kate è stata fotografata di rado al bancone di un bar intenta a cimentarsi in una sfida a colpi di shaker con il marito William, al fine di preparare il miglior cocktail nel minor tempo possibile. Kate dimentica la polemica e si cimenta in una nuova attività. Kate dimentica il brutto episodio grazie ad una nuova attività. La visita in Irlanda è stata per la coppia una continua sorpresa. Ha fatto discutere lo scontro incontro di Kate con una nazionalista irlandese, che dopo aver stretto le mani della principessa le ha chiaramente detto di non essere la benvenuta, poiché l'Irlanda appartiene agli irlandesi. Nonostante lo spiacevole episodio, Kate non si è persa d'animo e si è recata insieme a William a Carrickfergus, cittadina al quale i due sono legati da titoli nobiliari ma in cui non erano mai stati prima d'oggi. Per farsi i coniugi hanno partecipato alle attività di una charity del luogo, destreggiandosi nella preparazione di deliziosi dolcetti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.